Esposizione di prodotti locali, formazione e momenti di sensibilizzazione con al centro gli orti e l'agricoltura. C'è tutto questo al centro del progetto Qui c'è campo, di scena a Cernobbio sabato 11 e domenica 12 maggio. Questa mattina il sindaco Matteo Monti ha presentato l'iniziativa ad Agrinatura, la manifestazione in corso all'Ariofiere di Erba che punta a valorizzare la filiera agricola e il patrimonio naturalistico. Cernobbio e i suoi dintorni, tra lago e monti, sono storicamente zone votate alla coltivazione. Oltre alle realtà che operavano sul territorio, un'eccellenza era il giardino di Villa Bernasconi, che aveva un grande orto e delle serre. Dopo oltre un secolo, sabato 11 maggio, si riparte proprio da Villa Bernasconi, ora diventata un museo interattivo e multisensoriale, e dal centro civico di Piazza Santo Stefano, che l'amministrazione comunale ha destinato a polo di riferimento per la cultura del verde, con una giornata di formazione. Domenica 12 maggio invece, in riva, sempre a Cernobbio, si terranno un'esposizione di prodotti locali e iniziative di sensibilizzazione didattica sull'argomento orticolo. Qui c'è campo ha l'obiettivo di stimolare la nascita e lo sviluppo di nuove attività agricole che servano a valorizzare il territorio anche in termini di attrazione turistica, attraverso però una corretta gestione e manutenzione. Cernobbio dovrà essere riconosciuta come centro di riferimento per un'agricoltura moderna, ha detto il sindaco Matteo Monti, che terrà conto delle peculiarità del territorio e della tradizione. I temi su cui puntiamo, aggiunge, sono il chilometro zero, le varietà e tradizioni locali, l'agricoltura biologica e sostenibile. Tutto questo è stato presentato, come detto, oggi durante la 19ª edizione di Agrinatura, che prosegue fino a domenica 28 aprile, con appuntamenti per tutti i gusti nei padiglioni di Ariofiere. Dall'agricolazione alla perilario, laboratori per i giovani esploratori, show cooking, bimbi ai fornelli con prodotti tipici del territorio. Presenti in fiera oltre 200 espositori.